Io ho sentito ieri mattina l'onorevole Meloni, alla quale ho sentito il bisogno di telefonarle per esprimerle la mia solidarietà personale e a nome dell'Ateneo che ho il privilegio di rappresentare, per esprimerle la mia indignazione per le parole che sono state pronunciate dal nostro collega e per confermare che l'Università di Siena prende le distanze assolutamente dall'uso di parole volgari e anche sessiste nei confronti di un rappresentante del paese in Parlamento e nei confronti di una donna. Io ho sentito il professore il sabato pomeriggio, non appena ho saputo dei fatti. E con lui, insomma, lui con me si è scusato, era consapevole di aver messo in difficoltà l'Ateneo. Io gli ho fatto ovviamente presente che questo fatto gettava grande discredito sull'università e che io questo non lo potevo accettare. Noi abbiamo fatto una valutazione adesso con l'ufficio legale, ovviamente molto importante, insomma, l'abbiamo divisa. La stiamo dividendo in queste ore, ora dobbiamo finalizzare e poi immagino invieremo gli atti al collegio di disciplina per l'istruttoria che il nostro regolamento interno prevede essere in capo appunto al collegio di disciplina, il quale alla fine determinerà eventualmente una sanzione che sarà sottoposta al Consiglio di amministrazione. Alcune sanzioni prevedono una sospensione per un certo periodo di tempo, quindi in questo senso sì.